questo della sera. So dire di no, se la droga sotto gli occhi, ancora sotto shock, da una relazione tossica, piange fino a quando si rovina il make-up e dice di star bene anche se non è mai la verità. E perde sangue, le sue amiche la pugnalano alle spalle, lontana da sua madre, non parla con suo padre. Non sei libera stasera? No, non ho niente da fare. Anzi, vuoi che intanto vado a prendere qualcosa dentro? Volentieri. Posso chiederti due caffè? Certo. Grazie mille. Prego. Tu non sei di qua, giusto? No, in realtà non sono di qua. Mi sono appena trasferito. Mi sembrava. Dove abitavi prima? Su in montagna. Posso per gruppo per le montagne. Perché ti sei trasferita? Vita qua da poco, perché sto cercando un po' di realizzare il mio sogno, che sarebbe lavorare nel mondo dello spettacolo. Poi vedrò dove il futuro mi riporterà, non lo so. Sai cosa ci potrebbe essere il tuo giorno fortunato? Aiuto! Ho fatto la sinistra. Io adesso devo scappare, però se vuoi... Vieni qua, ok. Ok, va bene. Grazie. Quanto sei bella, sexy lady, dimmi che farei stasera. Che ti raggiungo se per te non è un problema. No, anche io sono in discoteca, c'è il coppia di figa. Beh, ci sentiamo, certo. Dove sono tutti? Non sono il bar che ho preso da bere. Comunque, è una bella festa, da me non ci sono le feste così. No, perché io non sono abituata a questo tipo di cose. Cos'è? Questo è quello che tirava il mondo in cui mi dolore? No, grazie. Oh, senza questo, come senza me, in questo mondo tu non vai da nessuna parte. Va bene, allora lo faccio. Siamo io tetta, entra club delle altre, non me ne frega, tu sei bella. Sexy lady, dimmi che farei stasera. Se sto con te, giuro, non tengo problema. La mia tetta è dal tetto, ogni volta brividi sulla schiena. Buongiorno. Ma che cosa è successo? Una grande festa, troppo alcol, poi la coca ha fatto il resto. Ma non è mica... Noi non abbiamo mica... Tu cosa credi? Comunque, questa cosa... Non sono fatta così, io non la voglio più fare. Vuoi diventare famosa? Questo è il mondo. Se vuoi diventare qualcuno, questo è tutto quello che c'è dietro le scene. E se non mi credi, parleranno i fatti. Vieni. Per ste gang, tutti giù, 9 borse. E vuole ma per i cash fa di corsa. Pippa troppo sotto agli occhi, c'ha le borse. Muove il culo solamente su mio zocca. Fa la zozza, vuole ma sì lo sé, glielo metta davanti e da die, e da die. Lo facciamo pure in terra su parquet, I più belli puoi chiamarci Barbie e Ken. Che lo che, hola, white. Per tutti gli invitati, non penso più a farmi, ora so come comportarmi al tuo party. Arrivo con Barbie. Ma lo vedi? È sempre la stessa storia. Tu con questa merda di telefono in mano, che non mi caghi, non mi parli. Ma dov'è che andiamo? Dove vuoi andare così?
Ma la vuoi finire, cazzo? Non siamo in una relazione, io non sto con te. Poi oggi non è giornata, lasciami stare. Vedi? È questa merda che intendevo, non sei niente senza questo, niente. Io ti ricordo che senza di me tu non sei un cazzo! Ma smettila, che grazie ai soldi di tuo padre che tu sei qualcuno! Che cosa cazzo hai detto? Che tu non sei niente senza tuo padre. E lui da troia! Leo, puoi venire qua per favore? Ho bisogno di una mano. Oh, Braden. Mi vuoi dire chi è stato? Allora perché mi hai chiamato se non me ne vuoi parlare? Ma è sempre il solito, sai. Mi ha alzato le mani di nuovo. Questa situazione non può più andare avanti. Se non ci penserai da sola, ci penserò io. Oh bro, hai presente il tipo che hai visto entrare nell'appartamento di Amy? Voglio che lo spaventi a morte, non deve più pensare di vederlo. Scappare via. Scappare? Te l'ho detto che rischiavo. Secondo me è l'unica opzione. Rischiamo, non abbiamo più niente da perdere, no? Allora becchiamoci qua, per non fare paura. Ok, vai. Allora ci vediamo dopo.
voglio un follower in più. Perché si è stufata del solito cracker. Trasferita a Milano lei non voleva più passare un altro giorno nel suo paese. Che restava stretto come i suoi vecchi jeans. Era convinta che non finiva lì, che non sarebbe invecchiata nella sua vecchia casa. Mentre mamma piangeva, Polly se ne andava. E Polly vuole la sua spunta blu. Vuole essere ribelle e fare nuove esperienze. Quel tipo le piace, sa che la tratta bene. Ma non le serviva quello a lei per emergere. Polly con quel tipo ora non ci parla più. Esce con un altro che la porta alle feste. Che le compra la coca, che la sfama e la veste. Che per la sera dopo poi un'altra due diverse. E Polly lo sapeva più.